Arcivescovo, è sempre un momento particolare questo incontro con i ristretti nella casa circondariale? Certo, è un momento particolare, è un momento bello, questi appuntamenti a cui siamo fedeli in occasione del Natale e in occasione della Pasqua. Poi c'è il servizio costante del cappellano, dei cappellani, qui a Sciacca, ad Agrigento. Visitare i ristretti, visitare i carcerati, è una consegna che ci viene dal Vangelo. Quella consegna che Gesù condivide con i discepoli, le discepole, gli uomini e le donne di buona volontà, quando dice: ero carcerato e siete venuti a trovarmi, insieme ad altre consegne. Noi viviamo questa. Questi uomini, questo è un carcere maschile, no? Questi uomini che vivono, ha detto il cappellano, questo tempo di Quaresima, bella immagine. Portano con loro le loro storie, i loro fallimenti e i loro successi, ed è bello camminare insieme, e questo è quello che siamo chiamati a fare tutti, credenti e non credenti, camminare insieme come parte di un'unica famiglia, quella famiglia umana che più volte Papa Francesco richiama nel Fratelli Tutti. Lei, che ha un'ottima conoscenza della realtà penitenziaria ad Agrigento, del carcere di Pietrusa e di quello di Sciacca, ritiene che siano necessari degli interventi anche per migliorare le condizioni dei detenuti? Ottima conoscenza è esagerato, ma la situazione carceraria in Italia certamente ha bisogno di crescere. Di crescere nella cura delle strutture per migliorare la permanenza. Poi gli uomini e le donne della polizia penitenziaria si impegnano. Io ho avuto sempre incontri costruttivi con direttori, direttrici, comandanti e gli operatori. Quelli che condividono gran parte della loro giornata con, ecco, io li chiamo con gli ospiti della struttura. Sempre siamo in cammino di miglioramento.